Gianni Colacione per Libri TV, oggi 10 maggio 2015, in compagnia di Mauro Mellini all'interno del suo studio. Commentiamo gli ultimi argomenti di cui si è occupato sul blog Giustizia Giusta, tramite appunto degli articoli, di cui vi leggo qualche titolo e che appunto servono per anche chi ci ascolta per rimandare poi all'approfondimento di queste interviste. La catastrofe di quell'affidamento in prova, questo è uno degli articoli, e poi un altro articolo che ha un titolo interessante, Antimafia buffona, CSM la perdona, stravaganze attorno alla procura di Palermo. E ovviamente dai titoli si evince che insomma i temi sono sempre gli approfondimenti, quelli sulla giustizia. In questo caso la catastrofe di quell'affidamento in prova parla appunto dell'affidamento in prova di Berlusconi. E poi invece l'altro, ovviamente sull'antimafia, parliamo della situazione a Palermo, del processo trattativa di Matteo e così via. Ne parliamo insieme a Mauro Mellini, sentiamo cosa ci dice. Oramai non sono più isolato nel parlare di crisi della democrazia in Italia. Se ne sono accorti per la legge elettorale, l'Italicum, ma c'è di peggio assai dell'Italicum. Non abbiamo più una Costituzione. Non è stata violata, come qualcuno dice, la Costituzione del 1948. Può essere violata una Costituzione di fatto sostituendola con altre norme, ma comunque lasciando in piedi un qualche struttura. Oggi non c'è più una struttura costituzionale di questa nostra Repubblica. Non sappiamo più se abbiamo un governo parlamentare, non sappiamo più quale sia la nostra posizione nei confronti dell'Europa, perché questo è un altro punto di cui si parla troppo poco. Qui si parla delle costruzioni, i limiti, eccetera, ma c'è un dato di fatto. L'Italia è stata declassata da, diciamo, stato primario fra quelli dell'Unione Europea, è stato fondatore, Italia, Germania, Francia, l'Inghilterra che sta per andarsene e che probabilmente invece di rafforzare questo fatto diminuirà ulteriormente la posizione italiana. L'Italia non è più uno degli stati, è ridotta come la Polonia, la Croazia, la Romania, la Spagna, forse un pochetto peggio della Spagna, cosa di cui non parla nessuno, ma anche questo è un aspetto del degrado e dello sconquasso istituzionale, quasi istituzionale soprattutto perché non sappiamo più se abbiamo due camere, quindi un Parlamento bicamerale. Sì, hanno fatto la legge elettorale per la Camera, la più brutta che potessero fare, una sfida aperta, non dico alla Corte Costituzionale, che c'è poco da sfidare, perché ormai la Corte Costituzionale è ridotta al livello del degrado istituzionale del Paese, ma proprio si è impoverito proprio la possibilità di regolare la vita del paese secondo norme costituzionali, secondo una logica. Abbiamo fatto la legge elettorale che ricalca e peggiora i difetti di quella abrogata, considerata incostituzionale dalla Consulta, che forzò la mano magari perché in precedenza aveva detto che le leggi elettorali non si possono sottoporre a
giudizi al referendum e a giudizi che possono privare dell'esistenza della norma in quanto costituzionalmente necessaria, ma insomma, fosse solo questo non sarebbe nulla. Ecco, quindi siamo in una situazione, abbiamo un governo che brilla per una inconsistenza, diciamo, questo Renzi che si presenta come la grande novità, un uomo di un'ignoranza notevolissima, quando Renzi dice che aver posto la fiducia sulla legge elettorale è una cosa tanto democratica, questo lo può dire l'ex Boy Scout, ma un uomo politico non lo dice. È vero che anche De Gasperi ricorse al voto di fiducia, ci lasciò le penne però con quella legge elettorale. Perché? Perché porre la fiducia significa porre la fiducia del Parlamento al governo. Qui invece è l'imposizione del governo di una Camera che dovrebbe dargli la fiducia perché esca in un certo modo tale da garantirgli la fiducia stessa. Insomma, il discorso è un po' complicato, ma insomma forse è difficile che possa comprenderlo Renzi, ma insomma un altro uomo politico dotato di una mediocre formazione giuridica avrebbe compreso. Mauro, però scusa, secondo te allora perché questa fiducia gliel'hanno poi votata? Perché non esiste più la Camera. La realtà è che questo è una Camera di prima di Renzi, questa. Ma la Camera attuale è una Camera fatta col Porcellum, così, ma non è perché era Porcellum, è perché una Camera, quando i deputati o i senatori non hanno più la rappresentanza dei singoli elettori, perché il voto di preferenza dice che produce corruzione, già, ma anche le elezioni in generale sono occasione di corruzione, allora aboliamo le elezioni. È un discorso perverso e cretino quello di dire il voto di preferenza, no, perché col voto di preferenza poi c'è la corruzione. Allora aboliamo la corruzione, aboliamo gli appalti perché gli appalti sono occasione della corruzione. Sono espressioni che soltanto una visione renziana della politica può consentire. E allora, noi, ecco, e qui torniamo a chi è Renzi? Renzi è il prodotto del Partito dei Magistrati. Il Partito dei Magistrati ha distrutto la destra, no? Che non è che meritasse granché, insomma, Berlusconi non ha saputo assumere un ruolo che pure sarebbe stato da attendersi da parte sua, non ha saputo gestire la sua sconfitta, c'è stato lo sfasciamento di quello che già non esisteva, cioè Forza Italia non era un partito esistente. Messo Berlusconi, affidato in prova, in realtà è andato a fare il suo affidamento in prova, la sua prova, non presso l'Istituto dei Vecchietti, là, ma presso il governo Renzi. Finito il periodo di affidamento in prova, è ritornato all'opposizione con il partito che non c'è più. Quindi dobbiamo prendere atto di questa situazione. Sul sito internet, sul blog, c'è questo slogan ricorrente: no al partito monocratico. Altro che partito democratico, abbiamo un partito monocratico che tende a essere monocratico,
che al suo interno poi è monocratico, ma che è monocratico perché Renzi vuole essere tutto, vuole essere la destra, la sinistra, il centro, l'avvenire, il passato, tutto quanto, essendo un personaggio, come dico, di modestissimo profilo. E il partito dei magistrati, sornione, sta a guardare, ringhia ferocemente quando si toccano i privilegi della categoria. Adesso hanno fatto sapere che non c'è bisogno di riformare il CSM, ci pensano da sé, faremo da noi la nostra riforma. Non è stato colto la gravità di questa storia. Facciamo le riforme di tutto, però noi ci riformiamo da soli, non ci mettete le mani. Abbiamo un ministro della giustizia che non esiste. Chi è Orlando? C'è questo Gratteri, oltranzista, magistrato oltranzista, eccetera, che non solo sta lì come presidente di una commissione che deve fare tutto quello che dovrebbe fare il ministro, ma che ricorda continuamente che il ministro doveva essere lui. Chi è stato che non l'ha fatto? Si sa. Povero uomo, tra tante sciagure, Napolitano si è impuntato, non ha voluto Gratteri. Ma i Gratteri, e qui già mettiamo avanti il rapporto alla stampa, che già comincia pericolosamente a puzzare di stampa di regime. La Sicilia come metafora comincia a Palermo, ma già la stampa calabrese, per esempio, salvo il garantista, che sta dimostrando di essere veramente... Io non avevo molta fiducia, ma credo che bisogna dare atto al garantista che non è quello che io credevo l'organo di un semigarantismo edulcorato, no, è un garantismo serio e che ha sottolineato il fatto che Gratteri è il magistrato che un 12 anni fa, mi pare 10-12 anni fa, catturò gli abitanti di Platì, non tutti in verità, ma una notevole parte, 250 qualcosa di questo genere, sottoposti a processo per associazione mafiosa, assoluzione generale, una smentita clamorosa e uno smacco simile a un magistrato che si era avventurato in una così pesante operazione, non l'ha mai avuta. Però oggi Gratteri è una persona che, di quelle che non si discutono. Gratteri è espressione dell'oltranzismo nell'ambito del Partito dei Magistrati. Il Partito dei Magistrati al momento non ha bisogno di dare manifestazioni di oltranzismo. Più oltranzista di così è la stampella del Partito Monocratico. È l'unica forza che sul Partito Monocratico ha il potere di dirgli basta, è finito il vostro gioco, di mandarli a casa. E quindi non ha da dolersi di un ruolo che lo emargina. Però ci sono le schegge impazzite. Palermo, ecco, tra le cose, dai titoli che hai letto, mafia, antimafia buffona, il CSM la perdona, stravaganza attorno alla procura di Palermo. Stravaganza attorno, insomma, in altri tempi, non è perché io mi compiaccio di quello che era la giustizia nei tempi, non ne ho conosciuti i tempi
particolarmente buoni per la giustizia. Ma insomma, in qualunque paese un magistrato che si faccia vedere pappa e ciccia con un individuo che va in giro con la croce sul e che parla con la Madonna attraverso i messaggi che la Madonna, i pizzini che la Madonna gli manda con gli extraterrestri, e poi che ottiene da Gesù Cristo la confidenza che fra 2 o 3 anni arriva la giustizia in Italia, meno male che... Deo gratias, dobbiamo... Deo gratias, veramente. Ora, però, un magistrato che tratta con una persona di questo genere, gli si dice, guarda, le tue frequentazioni. Una volta, quando c'era, sì, l'organizzazione piramidale, tutto quello che vuole, adesso invece sono tutti liberi, e liberi fa cazzate, insomma, i magistrati. E insomma, non è concepibile, perché questo signore, che è il direttore, il proprietario di questo sito Antimafia 2000, e ci abbiamo poi in groia questo ex sostituto procuratore, l'inventore del processo Stato Mafia, che si becca 160.000 euro all'anno, o se li potrebbe beccare, non ho capito bene quale sia l'importo, ma è comunque particolarmente rilevante, perché Sicilia Servizi, conferitogli graziosamente da Crocetta, e che per cui è stata trasformata questa società in modo che possa contemporaneamente fare l'amministratore di questa società e fare anche l'avvocato. Cavoli loro, quelli che si rivolgono all'avvocato in groia per essere difesi, ma insomma, di questo in groia, che continua a imperversare, e non è più magistratura, però è un alto esponente dell'antimafia, del partito dell'antimafia oltranzista di Palermo. Come tale dichiara, e lo dichiara lui, che Antimafia 2000, organo di questo signore con la croce... Beh, lo possiamo dire come si chiama, no? Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, quello che parla con la Madonna, con i santi, con i santi non c'ha bisogno. Non c'ha bisogno. Con gli extraterrestri, lui ha scritto un libro sui suoi rapporti con gli extraterrestri, eccetera. E, insomma, dice che questo Antimafia 2000 è l'organo ufficioso della Procura di Palermo. Ora, non c'è stato un procuratore della Repubblica di Palermo che ha detto, scusate, qui noi organi ufficiosi non ne abbiamo, e se la dovessimo avere non è proprio quello lì, che lo affideremmo a altre persone. Insomma, il minimo che si potesse fare. E quando il mio caro amico è uno dei migliori i giornalisti italiani, non è che ci voglia molto essere uno dei migliori giornalisti italiani, ma insomma, e poi arriviamo all'osso della questione, e definisce la mafia, quella antimafia lì, l'antimafia devozionale, Vitiello la definisce l'antimafia devozionale. Sì, ma c'è la Madonna, però oramai è l'antimafia buffona. Io, la devozione è una cosa, la buffoneria è un'altra. È antimafia buffona. E allora com'è? Chi è questo Mauro Mellini che voi sentite parlare adesso, il quale vi dice che c'è un'antimafia buffona? Lo dice lui. E gli altri che dicono? Gli altri che stanno zitti. I giornali siciliani hanno dimostrato di avere una capacità. Io ho scritto un pezzo in cui dico è notorio che la mafia faceva sparire dalle persone
li ammazzava e li seppelliva al bosco della Figuzza, questo bosco intorno a Corleone, molto bello, ma selvaggio, con delle forre. Va a vedere lì, pare che lì sia pieno di tombe, di persone fatte scomparire dalla mafia. C'è un bosco della Figuzza, della verità e delle notizie in Sicilia, in cui non i picciotti di mano, come si dice, della mafia, ma i giornalisti pennivendoli sul libro paga di chi? Sul libro paga di quegli industriali antimafia che sono l'altro aspetto. Il terzo livello. Quello che io chiamo il terzo livello, l'altro aspetto di questa singolare mafia palermitana estremista, e che come tutte le cose estremistiche, da una parte hanno le manifestazioni un po' folli, e dall'altra parte hanno quelle molto più concrete e più relative a interessi grossi. Hanno fatto sparire notizie incredibili. Abbiamo parlato su questi siti internet, ne abbiamo parlato noi, mi pare. Come no? Del caso Musotto. Un caso che credo che avrebbe potuto far risuscitare Pirandello, che però forse è andato a nascondersi per la vergogna di non essere abbastanza pirandelliano quanto è stato il caso di Musotto. Questo è uno che fa per mestiere i documentari antimafia destinati al mercato americano. E un bel giorno, c'ha un socio, un bel giorno chiama il socio e dice: senti, sai, dice qui, la mafia ti vuole ammazzare, a me ti vuole ammazzare, perché, come? Sei amico mio, ma allora a te, dice, però non ti preoccupare, perché io sono un ex carabiniere, già messo a tutto con i magistrati, allora ti è stato predisposto il servizio di protezione. Vabbè, meno male. Ma posso stare... Il tuo tutore è il maresciallo, lei fa un nome bravissimo, quello lì, però c'è il bambino, no, a scuola non ce lo mandi, doveva andare all'asilo, c'è questo bambino qui. Tua moglie, la spesa, pensiamo, ma Marco dice: guarda, quando tu esci, guarda dalla finestra. La finestra non la devi mai aprire, e gli fa tutta una serie di prescrizioni che, insomma, sapendo come stavano le cose, da compisciarsi dalle risate, no? E lo tiene per 2 anni in questa condizione, chiuso in casa, le tapparelle abbassate, avessi quello lì, quello è un carabiniere. Dice: ma quello fa finta di passeggiare. A proposito, dice: sai, bisogna che qui c'è il problema della società nostra. Dice: beh, che dobbiamo, in queste condizioni mica puoi andare tu a fare, cedimi la quota. Ah, dice, sì, sì, dice della quota. 2 anni passano, un bel giorno questo telefona ai carabinieri direttamente, dice: ah, io sono quello che voi proteggete. Proteggete, chi sei? Ah, io sono sotto protezione. C'è il maresciallo tale, dice: ma quello è il comandante della stazione al centro della Sicilia. Insomma, chiariscono sta storia. Sì, 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 rivela tutto quanto. Chiariscono, insomma. E comincia un processo a carico di questa persona. Imputazione, sequestro di persona.
per questo la tenuta è elevata, imposto attraverso questo, la cessione di questa, dura anni il processo, solo la fase dibattimentale dura 3 anni, condanna il 25 febbraio mi pare del 2014 a 7 anni per sequestro di persona multiplo, no? Il socio, la moglie, il bambino, cioè. Non c'è una parola. È un miracolo. Qui arriva l'avviso di garanzia, o semplicemente un pentito fa il nome di Mauro Mellini. Mauro Mellini ha fatto questo. Questo arriva, sentenza di condanna, sentenza che avrebbe suscitato la curiosità, l'umorismo di chiunque, Sciascia, sarebbe ritornato dall'altro mondo per poter imitare Pirandello scrivendo e riscrivendo questa storia, commentandola per tutti i versi. Non c'è una parola, sgarra, guarda caso, chissà come, il Fatto Quotidiano, una piccola notizia che viene ripresa dalla Stampa di Torino, a questo punto 5, 6, 7 siti internet siciliani scrivono queste notizie, io scrivo, prendo contatto con l'avvocato di parte civile e compagnia bella. Caso singolare, c'è un settimanale di Agrigento che è Il Paese di Musotto, il quale ha un sito internet che anticipa le notizie. Sul sito internet esce l'anticipazione della notizia, ma la notizia non esce quando esce. Perché? Perché oramai, non lo so, non faccio nomi, non mi riferisco a persone singole, ma i giornalisti siciliani sono sul libro paga di questa antimafia cialtrona e buffona e delinquenziale. La stessa cosa per quello che riguarda questo con la croce sulla fronte. Ci fosse stato, questi riproducono la protesta perché non hanno concesso l'aula dell'Università Fiandaca, che è un negazionista, come dice quell'imbecille. No, è un negazionista perché nega la storia del processo, la trattativa Stato Mafia. E finisce lì. Le notizie relative a questi comportamenti, chi sono quelli che protestano perché non gli hanno dato l'aula? All'Università di Palermo poteva dare l'aula a un buffone con la croce sulla fronte che parla con la Madonna, con l'extraterrestre e compagnia bella. Ci fosse stato un giornalista, pennivendoli del giornale siciliano, che abbia avuto il coraggio, perché c'è il coraggio, ma che abbia avuto la decenza di non ignorare questi fatti. Hanno ignorato questi fatti. Al Bosco della Figuzza l'hanno sepolto, come una volta faceva la mafia. Chi seppellisce i cadaveri, chi seppellisce le notizie. Ecco, però, la mafia che seppelliva i cadaveri delle persone che faceva scomparire, cosa terribile. Ma insomma, chi ha fatto scomparire le notizie, anche quelle là, le notizie di persone scomparse,
e poi gli ha fatto scomparire una notizia di questo tipo, ebbene, ci preoccupa, è preoccupante. Vedete, come dicevo prima, Sciascia diceva la Sicilia come metafora. Certo, la Sicilia è la metafora di questo paese in cui fatti essenziali per la vita democratica sono tranquillamente scomparsi. Scompaiono non qualche notizia, capita, no, scompaiono un certo tipo di notizie, non devono comparire. Scompaiono notizie sulle malefatte, i reati commessi dagli industriali antimafia di Sicilia Industria, no? Le speculazioni incredibili, i rapporti tra Crocetta e questo tipo di industriali. È solo in Sicilia, ma insomma direi che in Sicilia tutto questo assume connotazioni buffonesche, pirandelliane, ma questo è il segno di una Repubblica che oramai si dice fondata sul lavoro, questa è fondata sul fango. Certo, il fango della corruzione, sì signori, come no, ma anche sul fango e su rapporti anomali, su una magistratura prevaricatrice e all'occorrenza persino buffona, no? E quando sento Berlusconi che dice che bisogna fare il Partito Repubblicano, ma bisogna rifondare la politica, pazientemente. Costruendo giorno per giorno quel senso della critica, dell'etica politica, ma qui non si tratta di fare i moralisti, si tratta di avere dei punti di riferimento, bene, il male, e con la speranza che qualcuno cominci a capire che intanto bisognerebbe ridare a questa nostra Repubblica una Costituzione, una burocrazia, perché oggi non ce l'ha. Siamo ridotti a questo. Abbiamo avuto lo sconquasso istituzionale, altro che rottamazione, lo sconquasso. Abbiamo un'organizzazione politico-sociale del paese sconquassata, non abbiamo una classe politica degna di questo nome. E dice questo che significa? Bisogna arrendersi? No, ma bisogna essere pronti a vivere quelli che vivranno, certo questo non è che assicura lunga vita a chi formula queste considerazioni, ma soprattutto ai giovani, imparare a guardare la realtà, che è una realtà estremamente terribile, ma deve essere guardata come realtà, senza farsi illusioni. Questo è quello che posso dire. Mi auguro che qualcuno voglia sentirmi fare qualche cosa in questa direzione. Grazie.